Amici della Giovane Italia, buon pomeriggio da Daniele Burigana e benvenuti allo stadio Luigi Meroni di Ripi in provincia di Frosinone. Questa è Frosinone Lazio, decima giornata del campionato nazionale Under 16, Girone C. Scontro di alta classifica tra la seconda e la terza del girone. I padroni di casa vengono dal 2-2 sul campo della capolista Empoli, gli ospiti invece dalla vittoria per 2-1 nel derby contro la Roma. Non perdiamo tempo ora e diamo subito uno sguardo alle formazioni partendo dal Frosinone del mister Luigi Marsella, che scende in campo con il sistema di gioco 4-3-3, a guidare l'attacco in maglia numero 9 Carpentieri, alla sua destra Petraglia, a sinistra in maglia numero 7 Befani. Risponde la Lazio del mister Gianluca Procopio, anche in questo caso con il sistema 4-3-3. A difendere la porta del numero 1 Giacomone saranno da destra verso sinistra Noto, Capitan Ciucci, Di Marzio e Macerata. Il primo vero squillo del match arriva al 15° sugli sviluppi di una rimessa laterale in zona offensiva per la Lazio. De Angelis riceve in area di rigore, si gira in un fazzoletto, calcia con il destro. Ottima risposta di Gioia che blocca senza problemi. Ancora ospiti in proiezione offensiva con De Angelis che riceve in mezzo al campo e scarica centralmente su Di Claudio. Il numero 10 porta palla fino al limite dell'area quando calcia col destro, colpisce la traversa. Pallone che resta lì e viene allontanato dalla difesa del Frosinone al 29°. Primo squillo per i padroni di casa al 34°. Carpentieri protegge palla sulla sinistra, rientra sul destro e appoggia per Mancini. Il 10 calcia dalla distanza, attento Giacomone che devia in calcio d'angolo. Lazio che si rende pericolosa ancora una volta sugli sviluppi di rimessa laterale. Il solito De Angelis riceve spalle alla porta, protegge palla, sfera che arriva a Noto. Il 2 di prima intenzione, calcia dalla distanza, siluro che termina sotto la traversa dove Giora non può arrivare ed è 1-0 Lazio al 37° del primo tempo. La prima occasione della ripresa è per la Lazio, arriva sugli sviluppi di un calcio di punizione da destra, affidato al mancino di Francesco Reita. Il numero 10 va sopra la barriera, sfera che scorre, nessuno tocca ed è raddoppio Lazio, 2-0 al 10° minuto. La reazione del Frosinone arriva al 14° minuto, Befani riceve un pallone sull'out di destra che mette di prima intenzione dentro l'area. Ciucci controlla ma viene anticipato da Carlo Pio, steso dal capitano della Lazio, il direttore di gara non ha dubbi, sarà quindi calcio di rigore. Befani contro Giacomone, dagli 11 metri si presenta il numero 7 del Frosinone che con il destro spedisce all'angolino ed accorcia le distanze, risultato che cambia 2-1 al 15° della ripresa. Padroni di casa che spingono sull'acceleratore, galvanizzati dalla rete del 2-1. Befani riceve un pallone sulla destra, guadagna il fondo e serve la sfera a rimorchio a centro area per Castellani che con il destro non sbaglia, spedisce in fondo la rete e completa la rimonta del Frosinone 2-2 al 19° minuto. Frosinone che continua ad attaccare alla ricerca della rete del vantaggio. Carlo Pio riceve tra le linee, calcia col mancino, Giacomone non trattiene, Di Marzio allontana e rimessa laterale al 26°. Menghini crossa sul secondo palo all'indirizzo di Carpentieri, il 9 rientra sul destro, viene atterrato da buona fede, il direttore di gara non ha dubbi, sarà ancora calcio di rigore per il Frosinone al 26°. Sul dischetto si presenta proprio il numero 9, Carpentieri va con il mancino, Giacomone para e salva il risultato al 27° minuto, si resta sul 2-2. E quando siamo ormai giunti allo scadere dei 3 minuti di recupero assegnati al direttore di gara, arriva il triplice fischio. Frosinone-Lazio finisce qui sul punteggio di 2-2, un punto per entrambe. Al doppio vantaggio della Lazio, guadagnato nella prima frazione di gioco, risponde il Frosinone pareggiandola nella ripresa e sciupando anche un match point su rigore ad un quarto d'ora dal termine.